Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 11 novembre 2022, San Martino, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Per gli ostunesi la festa di San Martino è legata alle tradizioni popolari. Questo particolare periodo dell'anno coincide con la fine dell'annata agraria. Questa sera ci si riunisce davanti al caminetto consumando carne arrosto, castagne e bevendo il vino prodotto con il raccolto dell'annata appena conclusa. E per restare in tema, domani e domenica 13 novembre alle 19 nel Chiostro San Francesco, il gruppo Folk La Stella presenta la 10ª edizione della Festa del Vino e dell'Olio Novello. Entrata libera. Stamane, alle 10, presso la sala consiliare del Comune, il segretario generale effettuerà il sorteggio della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, meglio intesi come case popolari, relativi al bando pubblicato in data 4 giugno 2021. Questa sera alle 19 presso la Confraternita del Carmine si tiene il concerto in onore del maestro Alfredo Lofino, un omaggio che gli amici fanno al grande maestro. Si esibiranno Cristina La Cirignola voce, Mino La Cirignola tromba, Vito Bellanova contrabbasso, Andrea Gargiulo pianoforte e Pasquale Suma chitarra. Nella incantevole e magica struttura della masseria Traetta si è tenuto ieri Small Giants, meeting organizzato da Forbes Italia in collaborazione con Confindustria. Temi trattati: digitalizzazione, economia circolare, sviluppo territoriale, in un'ottica di crescita e sviluppo. Il servizio. Uno showroom che approda qui a Ostuni presso la nostra casa masseria Traetta, che ci ha colto anche abbastanza di sorpresa visto l'importanza di questo showroom definito Small Giant, uno degli importanti eventi a marchio Forbes Italia. Avere qui anche il presidente e il direttore Italia di Forbes sarà un vero orgoglio e un lustro per noi, ma credo per tutti coloro che poi parteciperanno questa sera al meeting. L'importanza di essere uniti, non solo del singolo, quindi piccole e medie imprese viste nell'ottica di collaborazione tra esse. Questo crea una forza per dare poi energia a un territorio per una crescita per chi guarda dall'alto. Beh, siamo contenti di essere in Puglia. Finisce con questa tappa il nostro giro d'Italia dedicato alle small giants, ai piccoli giganti, cioè alle piccole e medie imprese italiane, ma sostanzialmente rinizierà immediatamente a febbraio con altre 10 tappe in tutta Italia. Probabilmente torneremo anche in Puglia, in un'altra zona della Puglia. Siamo molto lieti perché stiamo registrando un successo strepitoso, perché quasi inaspettato, perché stiamo scoprendo un'Italia meravigliosa, un'Italia che lavora, piena di genio, di volontà, un'Italia veramente incredibile che ci dà delle risposte fantastiche. Tra l'altro, proprio in questi eventi, in questi convegni, siamo noi che riusciamo in qualche modo anche a dare delle risposte alle piccole e medie imprese, ai nostri piccoli giganti, alle small giants, proprio perché riescono attraverso i nostri oratori, chi viene a parlare da noi, riescono ad avere spunti, idee, contatti, soprattutto c'è molto networking, per poter poi avere delle soluzioni ai loro problemi aziendali, addirittura anche a sviluppare il proprio business o, se non altro, addirittura ad arrivare a concludere qualche affare o comunque gettare le basi per potersi incontrare magari in futuro per fare qualcosa insieme con altre imprese del settore. Vorremmo ringraziare la Cascina Traetta che ci ha gentilmente ospitato in una location veramente fantastica. Noi siamo abituati alle belle location, ma questa è veramente fantastica, forse le supera tutte o perlomeno tante. E soprattutto voglio ringraziare il direttore Primicerio, Giuseppe Primicerio, che con grande professionalità e grande gentilezza ci sta ospitando e rendendoci la vita veramente facile e piacevole. Beh, direttore, direi che siamo noi a ringraziarla per averci scelto fra una delle tappe del famoso show che è presentata in tutta Italia, quindi questo road show questa sera qui presente in masseria Traetta, per noi una grande opportunità, ma non solo per noi, per tutte le PMI presenti, ma soprattutto un'opportunità per il territorio. Grazie direttore per essere qui da noi a Ostuni, a masseria Traetta in Puglia.
Da oggi e fino a lunedì 14 novembre presso lo Slo Cinema è in scena il film L'ombra di Caravaggio di Michele Placido con Riccardo Scamarcio. Spettacoli alle 18 e alle 20:30. Emergenza sangue. Quest'oggi è possibile donare nella nostra città presso l'ospedale civile dalle 8:15 alle 10:30 e nel pomeriggio presso la chiesa della Madonna del Pozzo dalle 17 alle 20:30, quest'ultima a cura dell'Avis. Il bollettino di ieri registra 1.128 contagi in Puglia e 0 decessi, 117 casi Covid nella nostra provincia. La farmacia Corsa effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, in arrivo nubi irregolari e qualche debole piovasco, temperature stabili, venti moderati settentrionali, mare poco mosso. Citazione odierna, se incontrarsi resta una magia e non perdersi la vera favola. Grazie per aver preferito la nostra informazione.